d'accordo, ora che abbiamo ottenuto questo bellissimo arco, io posso poi eventualmente ricrearlo. Ma sai che mi sa che l'arco in questo momento è al suo massimo del potere, nel senso quell'arco lì è il massimo che fa. Perché questo arco, l'arco del Ranger, fa 400 di danno. Ma tra l'altro, scusami, le frecce del Ranger hanno qualche differenza dalle frecce normali? 8 frecce del Ranger serve un chiodo e un pezzo di metallo. 8 frecce normali, un chiodo e un pezzo di metallo. Non credo che cambi assolutamente nulla. Comunque, stavo pensando, visto che adesso abbiamo l'arco, potremmo buttargli su qualche punticino extra. Già così abbiamo il 200% di danno e, a parer mio, stiamo benissimo. Ma fammi vedere un attimo anche le taglie, scusami, giusto per capirci. Nemici mutilati, pratica del tiro, uccidi 5 nemici con una fiaschetta da lancio, uccidi i nemici gettandoli dalle sporgenze, scopri i segreti del tempio, servi uccisi, progetto lama spuntata, progetto svuotaviscere. Vabbè, però aspetta, se posso ricrearli, forse. Ah, forse abbiamo trovato qualcosa per renderle utili queste armi. Perché scusami, se noi possiamo crearle, uno, non dobbiamo comprarle, e due, in teoria, sono più forti. Per esempio, la spada del ruffiano era una buona arma. Ah, posso prenderne più insieme, perfetto. Taglia tre teste con un solo fendente. Bon, ho preso tutte quelle che posso fare, diciamo, in un solo momento. E andiamo. Buongiorno. Sventa il rituale. Trova e sventa il rituale. D'accordo, stronzoni. Sono qui per fermarvi. Questo matrimonio non sa da fare. Ovviamente, sai che novità. Madonna mia, se vi spacco la faccia a tutti quanti voi. Ma vai via. Eccoci qua. Dai, No, troppo lontano. Pazzo. E addio alla gambina scheletrica. No, più che altro sono preoccupato per le frecce. Spero che su qualche cadavere le troviamo. Apriamo il portone. Sempre molto lentamente e molto rumorosamente. Ecco qua. Mi preparo già che arriva qualcuno. Ma strano. Sì, certo. Ma levati. A parte che i nemici stanno diventando più grossi o sbaglio? Ma ti levi. No, di nuovo tu, che palle. Oh, e via. E anche il cretino di fuoco. Andato. E quando mai? Sai cosa? Mi sa che adesso cambiamo arma. Visto che c'è l'obiettivo di mutilare un po' di teste. Facciamolo. Ecco qua, piano piano ci arriviamo. E watch out. Forse la prima volta che mi fanno un'imboscata. Vieni qua, cretino. Madonna mia, se ti spacco la faccia, se ci riprovi. Come arrivo qua sotto? Vedo due belle cestine. Perché ho l'impressione che arriverà qualcuno? A quanto pare no. Ecco fatto. C'è qualcuno qui? Grazie del consiglio ovvio, Lucius. Facciamo che a questo giro ce li teniamo un po' da parte i coltelli. Anche se a questo momento li sto usando solo per attirare la sua attenzione. Vieni, vieni. Venga, venga, non sia. Ma. Aia, che male. Ecco qua. Addio quello con lo scudo. Quello più fastidioso ce lo siamo levati subito dalle palle. E ora tocca a voi. Però scusami, decapitare qualcuno non vale come mutilazione? Cioè, la decapitazione non è una mutilazione? Anche perché poi te ne segue uno alla volta, sai che palle ogni volta. Proviamo con un'arma più grossa per mutilare. Proviamo il rimorso del crociato. Perché magari per mutilare intende proprio da parte a parte. Bastardo. No, tu no. Ma a parte quando è che sei diventato così veloce tu. E via.
Aia. Niente, non ne abbiamo mutilato neanche uno. Ma quanti ne stanno arrivando? Oh, è finalmente andata. Serviva solo carne molle. E io come al solito non vedo una ceppa. Dunque, il bottone è di sopra. Mi serve un punto per arrampicarmi. Magari sulla libreria? Ed ecco l'altarino. Appare qualcun altro? Fatto. Guarda, lo sapevo che arrivava qualcuno. Dai, apri. Vabbè, vengo io. Mutilato. No, è ancora vivo. Non è vero. Madonna, quanto è bello che ti conta ogni singola mutilazione. Gli mutili un braccio, conta come uno. Gli mutili una gamba, conta come due. Quanto è bello mutilar. Tipo, guarda questo. Mutilato braccia e gambe. Me la contate per tre volte. Oh, buongiorno, dove si va? Dove siamo? Nella chiesa? C'era una missione che mi diceva di andare qui. Ah beh, frecce. Mi servono. Come ci entriamo? Vedo un passaggio da lì in alto. Eccoci qua, dai. Oh, calmo, salta. D'accordo. Che cosa c'è di bello qui oltre alle frecce? Un maglio da battaglia bianco. Wow. Che premio, ragazzi. Però vale 12 monete. Certo, anche bianco faceva 1100 di danno, però... Wow. Ma si sono sprecati questa zona, incredibile. Due armi bianche su tre. Ma che bello. E niente, era una stanza con un paio di oggetti e niente più. Ci si è appigliati due calippi e poi siamo andati a pigliare birra. E niente, ci mancano tre cadaveri per avere delle mutilazioni ora. Sei andato il portale? No, è ancora qua, strano. Perché ho l'impressione che arriva qualcuno da una di queste due porte? Sento qualcuno parlare. Ma neanche a me. C'ho sta sensazione brutta che succederà qualcosa di brutto, brutto, brutto. Entriamo, andiamo a vedere. Buongiorno. Ti pareva. Dai, vieni. Porca troia, che manata. Non ne è valsa la pena mai del colpo caricato. I colpi caricati contro i nemici grossi non valgono proprio la pena. Zero totale. D'accordo, però almeno ci siamo già levati dalle scatole uno. Guarda, lo sapevo. Quanto lo sapevo che appena... Dai, ancora un arto e ci siamo. Ancora uno, ancora uno. Ancora noi. No. E no, è morta. Me ne manca uno. Minchia, ma che palle. A me serviva ancora un cadavere, dai. Oh, Anat. Ok, sì, l'uscita. Ma come passiamo, compare? Ah, dall'alto, ottimo. E minchia, ma che palle, a me mancava solamente una mutilazione, c'eravamo. Speriamo che ci sia ancora qualcuno da queste parti. Non lo so, scopriamolo. Siamo qui per quello. Sai, quella è stata la mia unica grande preoccupazione finora, il Minotauro. Spero di non rivederlo presto. Cazzo stanno a di queste. A quanti soldi siamo? Giusto curiosità. Che tra l'altro un po' li abbiamo usati. 4500 monete. Beh, un po' le abbiamo usate effettivamente. D'accordo. Ehi là. Ma va? Vorrei girarmi ma non me lo permetti. Ale, taglia completata. La prossima, taglia tre teste con un solo fendente. La vedo. L'ho fatto? No, mi sa che erano
solo due. Peccato. Ah, fuck. Servono armi grosse per fare questa qui. È gialla, ma che figo. 1948 di danno. Tanta roba, la teniamo questa, la teniamo da parte. Ok, servono armi grosse come il rimorso del crociato e tanta gente che ti viene contro, quindi per il momento cambiamo missione. Io vorrei farne due assieme, perché abbiamo uccidi le reclute e uccidi le reclute e basta. Vabbè, facciamo questa mettendo armi contundenti allora. Il punto è che non so quali sono le reclute. Secondo me sono i... Oh, e tutti gli oggetti che c'erano di sotto. Oh, fantastico. Oh. Ok, le reclute non sono gli scheletri. In questo momento ne avremmo già uccisi un bel po'. Allora, aspetta. Dai, salta. Ancora uno che sputa veleno, dove sei? Vieni qua. Cretino del cazzo. Ma ancora, quanto resistente. Dai. Forza, venite. Nuovo livello di arraid. Fantastico. Dai, belli. Allora, fermi un attimo. A sto punto fatemi vedere. Loro sono le reclute. Dai, muoviti. No, non sono neanche reclute. Che cacchio siete voi? No, la cretina di fuoco no, dai. Ah, troppo vicino. La nostra primissima morte. Ed è stato tutto un errore. Che stupido, volevo lanciarlo per fare la pozza di fuoco. Ecco qua. Ho capito un metodo semplice per ucciderli. Gli lancio l'arma e poi li colpisco. Cretina del cazzo. Sono morto per niente, per colpa vostra. Maledizione. Quanto mi state sulle palle. Grazie. Quale? Once corrupted by another, questo? He started worshiping Baal. The king's remains are the only thing that keeps her connected to this realm. Ma era chiuso sopra anche. I know what we need to do. Perché io ho il presentimento che il nostro amico comunque ci stia fregando in qualche modo? Cioè, per quanto alla fine sì, ci sta aiutando e tutto il resto, ho sto presentimento brutto, tra l'altro, anche che in realtà alla fine sarà lui a fregarci. Nonostante comunque dovremmo affrontare Anat, per dire. Cioè, probabilmente magari Anat è l'ultima difficoltà che c'è fra lui e arrivare a ottenere un determinato potere. La butto lì e via. Si torna indietro. Ciao Lucio. Anat's forces are in disarray. We need to strike now before she can fight back. We must shatter the skull and break the link. Cast her back to the Hell's Void, where she belongs. Certo. D'accordo, Lucio. Il Fen d'Inferno. Dovrei prenderlo? Non lo so. Magari lo lasciamo ancora un attimo qua. Ah, però aspetta. Ah no, queste armi non le posso prendere. Pensavo già di prenderle e venderle per farci i soldi. Peccato.